altro viaggio con Drive Inter, uno che tra l'altro aveva cominciato la serie. Sì, eravamo di stati interviste, precursori, di, precursori, no? di questi viaggi. Nuova avventura. In macchina, come va Luca? Bene, bene, tutto a posto. Ciao tutto a posto. A tutti. Ritrovo questa mattina il Castello Sforzesco. Uno dei luoghi simboli di Milano. Sì, sì, sì. Ti capita di fare a volte il turista per la città? Sicuramente il castello è un simbolo di Milano e quindi va considerato tale. È un monumento per Milano e che di conseguenza è stato bello iniziare da qui. No, beh, ci ho passeggiato qualche volta anche nel parco intorno, così, però non ho mai visitato da turista. So che ci sono delle zone molto interessanti, anche sotterranee, così. Però sono le cose che alla fine ce l'hai talmente vicine che poi non magari vai da altre parti, esatto, e poi non ti accorgi che sotto casa o vicino a casa hai un qualcosa da visitare. Lo farò, prometto che lo farò prossimamente. Va bene, così poi ci racconti, esatto. La prossima sarà dedicata alla cultura, farò Scopriamo il reportage, farò la guida turistica. Castellazzi, va bene. Ma Milano, tu hai scelto innanzitutto di vivere in centro. Rispetto sì. a tanti dei tuoi compagni che magari prediligono anche la comodità verso le strade che portano ad Appiano. Ad Appiano, beh, però non è tanto di più, diciamo che alla mattina per la strada che facciamo. Com'è il traffico la mattina? La mattina il traffico, ormai ho capito le dinamiche, non ce n'è neanche tanto, cioè pensavo peggio onestamente, invece sì, si va via bene, quindi ne vale la pena di vivere in centro perché secondo me vivi di più la città, ma indipendentemente anche, cioè non è che esco ogni sera, sì. Però comunque c'è un po' più di movimento, un po' diciamo più che di... il pomeriggio quando vi allenate, la mattina esatto. Insomma è libero, no? Esatto, quindi se vuoi fare due passi o comunque anche solo a vedere la città in movimento dà un'altra sensazione rispetto magari a un quartiere un po' più esterno, che può essere più comodo per... o più tranquillo per viverci, però comunque il centro ha sempre il suo fascino. Quindi vale la pena magari sì. svegliarsi un po' prima. Sì, sì, beh, io ormai ho preso l'abitudine di svegliarmi mattiniero. Presto, sì, esatto, ormai anche quando c'ho i giorni liberi mi sveglio in automatico presto, quindi sfortunatamente non riesco più a dormire. Cioè, sono... Sai che, è, nel senso, uno dice dormo poco quando si invecchia, adesso non vorrei... Purtroppo può essere un segnale. Infierire! Potrebbe però... essere un segnale. No, no, è vero, sicuramente non dormo più come quando avevo 20 anni, quello sì, quando avevo 20 anni ogni occasione era buona per dormire un'oretta, mezz'oretta. Adesso invece anche la mattina vuol dire che mi vivrò di più le ore della giornata. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...